Giro della bandierina, Grilloni sul punto di battuta. Kroos che arriva sempre sul primo palo. Non la tocca nessuno, un'occasione nitida per l'Arcadia che non riesce a buttarla in porta. Punizione Atletico Vescovio, fischia l'arbitro Fabrizi sul secondo palo a cercare lo stacco del compagno di squadra. Il pallone si infrange sul fondo, ha provato a saltare il capitano che non inquadra la porta. Natasi sbaglia, attenzione al possesso per il Vescovio. Pallone agganciato benissimo in area di rigore, la conclusione in porta, esterno della rete. Con l'Atletico Vescovio in avanti, con il proprio 16, che allarga dal compagno di squadra. Pensiamo a questa occasione, il cross che arriva tagliato in area di rigore, sopra la traversa, era da solo, poteva decisamente colpirla meglio. Giro dalla bandierina, D'Amico, cross verso il cuore dell'area di rigore, non la tiene il portiere. Pensiamo a questa occasione per l'Atletico Vescovio sulla linea, allontana Costinelli, che occasione, anzi era Uggeri che impedisce il gol del vantaggio. La squadra di casa gioca in area, l'Atletico Vescovio costretto a uscire il calciatore. Evora scambia col compagno, da lì può anche concludere in porta, vicinissimo ancora una volta al vantaggio la squadra di casa. Forse l'ultima azione della partita, D'Amico in area di rigore non trova nessuno e fischia l'arbitro tre volte a reti bianche. Finisce Atletico Vescovio che pareggia 0-0 contro l'Arcadia.